Il Comune di Teramo fa un piccolo grande miracolo, aggiornato in tempi record, grazie anche all'attività degli uffici tecnici, il nuovo piano di protezione comunale civile risalente al 2009. Un documento essenziale per la sicurezza dei cittadini per gli anni futuri. Il piano di protezione civile innanzitutto va a modificare un piano che era stato realizzato nel 2009 da una struttura pararegionale che era Abruzzo Engineering. Oggi è stato fatto da un tecnico specializzato, da un geologo, che ovviamente ha riportato tutti i rischi, ha aggiornato tutti i rischi allo stato attuale, per cui è sicuramente non un passo avanti ma un passo verso il futuro, possiamo definirlo. Il nuovo piano di protezione civile del Comune di Teramo non resterà chiuso nei cassetti degli uffici comunali, ma sarà diffuso e comunicato dettagliatamente a tutti i cittadini attraverso l'app Comunica Teramo, uno strumento per avere informazioni di emergenza ma anche di ordinarietà. I rischi sono più o meno quelli contemplati nel piano di protezione civile, con l'aggiunta del rischio sanitario, che è il rischio che attualmente sta rendendo la vita a tutti quanti noi un pochettino più complicata. L'app è un'app da scaricare ovviamente il più presto possibile, perché sarà la possibilità per comunicare direttamente tra il cittadino e l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, attraverso la propria struttura di protezione civile, comunicherà tutti i rischi e tutti i pericoli che ci sono all'interno della nostra città, e quindi sarà uno strumento utilissimo per mettere al corrente tutti i teramani sia delle eventuali possibilità dei lavori che si dovranno realizzare nella nostra città, ma anche dei rischi che incombono su tutti quanti noi. Ovviamente la cosa importante è che attraverso anche l'app i teramani potranno quantomeno condividere e iniziare a capire lo strumento del piano di protezione civile, perché nell'app saranno riportate le planimetrie per quanto riguarda il rischio sismico, dell'ammassamento, le planimetrie che riguardano tutti i rischi, ma il rischio idrogeologico, il rischio fluviale, tutto ciò che è contemplato in questo piano, e quindi sarà uno strumento per fare informazione e formazione. Un'ultima raccomandazione affinché il miracolo sia completo: teramani, scaricate tutti l'app Comunica Teramo, è facilissimo.